in collaborazione con Istituto Santa Chiara, dal 2002 salute, prevenzione e cura. Tecnomed, centro medico biologico da 4 generazioni per la vita. Odontoiatria d'eccellenza, sensibile al sociale, DEA, Dentaletica Alliance. Sollevante, gestione e servizi a tutela della salute. Professor Francesco Schittulli, ben trovato. Grazie sempre grazie. Della sua disponibilità. No, grazie a voi per quest'opera di sensibilizzazione che ritengo sia molto utile, soprattutto nei riguardi del Salento in particolare, perché il Salento paga un prezzo molto alto nei confronti di una patologia che potrebbe essere debellata, potrebbe essere sconfitta, vinta se davvero ci si creasse una sorta di alleanza tra i cittadini, le istituzioni e la politica. Io non faccio altro che ringraziarle a nome anche dell'emittente che mette in onda questi programmi e che sul canale 15 del Digitale Terrestre viene vista in tutta la Puglia, tutta la Basilicata, poi in streaming. Beh, allarghiamo il campo. Ma mi fa piacere soprattutto il fatto che lei non perda occasione per promuovere la conoscenza. E se pensiamo che nella vigilia di Natale del 1953 la LILT, che ormai era un ente consolidato, iniziò proprio una manifestazione per promuovere la conoscenza più intima di quello che è il problema cancro. E in tutti questi anni non si è mai fermata. Voi non perdete, come in questo caso appunto, l'occasione per dire tutto il male possibile contro questo problema infido, mortale, ma allo stesso tempo tutto il bene possibile. E questo è confortante, tutto sommato. Che ne dice? Sì, noi abbiamo iniziato questa campagna nel 1953 perché sapevamo che il cancro, avevamo già i primi elementi, che il cancro è una malattia guaribile, vincibile del tutto, però occorreva un impegno forte, ma soprattutto anche una cultura nuova, perché sino allo scorso anno, ancora tuttora, c'è qualche strascico di, tra virgolette, di cultura non idonea. Perché quando si parlava di cancro si è parlato sempre di malattia del secolo, oppure di male incurabile, e invece è una malattia curabile come tutte le malattie, ma è guaribile anche. E noi dobbiamo cercare di far intendere che io posso ammalarmi di cancro, però se io scopro un tumore in fase iniziale, questo tumore, questo cancro, ha un indice di aggressività, un grado di malignità molto basso, e il processo di metastatizzazione, cioè che possa diffondersi in altri organi e apparati, è nullo. Quindi io non soltanto vado ad eseguire dei trattamenti meno demolitivi, meno destruenti, ma nello stesso tempo vado a garantire la qualità della vita e anche la stessa sopravvivenza, perché questa malattia diventa una malattia cronica, come può essere il diabete, l'ipertensione, l'artrosi, patologie con le quali si vive e si continua la propria attività. Ecco l'importanza di investire in prevenzione e non in malattie. Ospedali. È paradossale il fatto che non si concentrino, per esempio, tutte le attenzioni poliambulatoriali che potrebbe svolgere un ambulatorio presso tutte quelle strutture sanitarie che sono state chiuse, presso tutti gli ospedali chiusi. Perché lì non costituire un poliambulatorio, ma non soltanto limitato ai tumori, anche aperto per le malattie cardiorespiratorie, metaboliche, il diabete e le malattie neurodegenerative, che stanno aumentando, ma aumentano perché è aumentata l'aspettativa di vita. Quello che dobbiamo far intendere a chi gestisce la nostra salute, quindi la nostra sanità, è che in Italia gli ultra 65 anni sono già portatori di 2 patologie croniche, e sempre nel nostro paese gli ultra 65 anni assumono già 5 farmaci in media al giorno. Non possiamo aggiungere a questo anche la problematica cancro. Sapendo che l'aspettativa di vita è aumentata, sapendo che quest'anno ci aggireremo intorno agli 80 anni come aspettativa di vita per gli uomini e 85 per le donne, però sappiamo anche, questo da un punto di vista scientifico, che biologicamente l'essere umano potrà vivere biologicamente sino a 120 anni,
e quindi i nostri figli avranno un'aspettativa di vita che supererà i 90 anni e i nostri nipoti si avvicineranno ai 100 anni di vita. Io devo assicurare e garantire una qualità di vita degna di questo nome da chi ha 65-70 anni in su, quindi per 25-30 anni. Ecco quello che devono capire chi gestisce, deve capire chi gestisce la nostra salute, perché investendo in questo si investe in non soltanto da un punto di vista umano, sociale, ma anche economico, perché si va a risparmiare. Ho una persona che rimane attiva nel suo contesto, non ho una persona malata. Con la sua esperienza, con la sua, diciamo, conoscenza di settantenne, di 60, non un 65enne che va nel letto e non si muove più. Certo che il suo ragionamento è assurdo che non lo si comprenda. Tutte queste strutture ormai dismesse, è più facile adattarle a nuova vita che ricostruirne di nuove. E l'idea di adattarle a centri diagnostici, ma è la più giusta, la più intelligente che si potrebbe fare. Nel 1942, torniamo un po' alla storia, sempre la Lilt ideò una nuova cartella clinica. Una cartella clinica dove c'era passo passo tutto quello che di importante era da annoverare. Sì, noi raccogliamo i dati dalle varie realtà territoriali, nello stesso tempo abbiamo contribuito anche alla creazione del registro tumori nazionale. Ci sono dei registri tumori territoriali, però ecco, vanno riempiti, nel senso che vanno concordati, vanno messi non in discussione ma in confronto con gli altri registri. Noi abbiamo dei dati preoccupanti per quanto riguarda l'incidenza del cancro, perché sappiamo che aumenta di anno in anno. Però abbiamo anche registrato negli ultimi 10 anni una diminuzione della mortalità, è lenta ma è continua, progressiva, e questo grazie anche ad una maggiore sensibilizzazione dei cittadini e quindi alla conoscenza della prevenzione, dell'importanza della diagnosi precoce da un lato, dall'altro anche della tecnologia innovativa di cui disponiamo e quindi la facilità anche a poter far sì che si registri una diminuzione della mortalità. Ma non è concepibile però un aumento dell'incidenza senza poter incidere sulla qualità di vita delle persone. Le faccio un esempio realistico. Noi nel 2022 abbiamo registrato oltre 390.000 nuovi casi di cancro all'anno. Tutto l'anno. Questo significava che ogni giorno, compreso i giorni festivi e prefestivi, noi abbiamo registrato 1.071 nuovi casi di cancro. Cioè ogni giorno, compreso il sabato, la domenica, 1.071 italiani avevano la diagnosi di cancro. Allora io, di fronte ad una malattia che è così incipiente, che avanza invasiva, di anno in anno, presente, io devo cercare sì di scoprire il cancro, ma di scoprirlo in fase talmente iniziale che diventa banale poterlo trattare e quindi guarire del tutto. Questo è l'impegno che si dovrebbe assumere. Dovremmo abbracciare tutti quanti, la società e naturalmente chi gestisce questa società. E rimanendo nei numeri spietati, aridi, che ha appunto testé enunciato, gli analisti hanno determinato veramente delle casistiche che fanno paura. Io, per non sbagliare, le leggo. Nel 2040, quindi fra qualche anno possiamo dire, nel mondo saranno diagnosticati in un anno quasi 28 milioni e mezzo di tumori, che sono, attenzione, questo è il dato più importante, il 47% in più rispetto al 2020. È il momento di cambiare rotta, professore. Certamente sì, considerate che questi numeri sono numeri approssimativi, perché non sono, direi che sono numeri in difetto. Sono ipotesi, non, in effetti. Ma in difetto, non in eccesso, perché mancano diverse nazioni, diverse realtà, diversi continenti. Abbiamo tutta l'Africa di cui non disponiamo. Certo. I dati, abbiamo l'India, abbiamo l'Asia, il mondo asiatico, abbiamo le Americhe del Sud che non hanno questa opportunità. Quello che ha detto ci porta a dire: più della metà della popolazione, non abbiamo dati. E quindi
quei dati lì sono riportati all'andamento che noi oggi registriamo nei paesi occidentali più progrediti. Questo però che significa? Significa che noi dobbiamo cercare di affrontare e di risolvere, perché possiamo risolverlo, ripeto, il problema cancro, sapendo che il cancro è una malattia ambientale su base genetica. Ambientale su base genetica significa che è l'ambiente che va a modificare, ad alterare, a cambiare i nostri geni, a mutarli, sino a portare allo sviluppo del cancro. L'ambiente è tutto ciò che ci circonda. L'ambiente è ciò che si mangiamo, tant'è che la errata alimentazione è responsabile del 35% di tutti i tipi di cancro. Così come sappiamo che il tabacco, insieme alla cancerogenesi, diciamo così, ambientale e professionale, è responsabile del 30%. Quindi se noi soltanto utilizzassimo le nostre risorse per una corretta alimentazione e la lotta al tabagismo e alla cancerogenesi ambientale e professionale, noi abbasseremmo già del 65% l'ipotesi di sviluppare un cancro. Guardate, allora noi dobbiamo questo cercare. È il cambiamento che dobbiamo fare. E dobbiamo fare questo cambiamento. E non è l'ambiente soltanto quello dell'aria che respiriamo, sì, anche quella. Ma è ciò che mangiamo. Ciò che mangiamo. E di ciò che lo nutriamo. Lo stile di vita. Ciò che nutriamo, la provenienza, la tracciabilità dei nostri alimenti. Ormai fra Grilli e compagnia varia non sappiamo manco da quale parte del mondo vengono. E quindi essere molto attenti, vigili su questo, ma non tanto per noi, perché oramai noi no, è vero, l'ha sono detto. I nostri figli, sono i nostri nipoti, ma noi dovremmo avere la responsabilità di farli vivere e vivere con la V maiuscola, non vivacchiare. No, assolutamente. Io so di sfondare una porta aperta, però questa domanda, proprio come presidente nazionale anche della LIT, gliela devo rivolgere. Il 2020, i fatti accaduti nel 2020, e quindi parlo del Covid, sicuramente non hanno agevolato né la prevenzione né tantomeno, insomma, lo studio, no, approfondito dei casi di tumore. Ecco, come la vede lei questa dialettica? Abbiamo solo pensato al Covid, abbiamo fatto male. Abbiamo fatto male, ma forse non potevamo fare diversamente. Però il Covid deve servire anche ad acquisire una certa esperienza. Noi durante il Covid abbiamo registrato che in Italia non esisteva un servizio sanitario nazionale unico, ma 20 sistemi sanitari regionali, perché ogni presidente di regione, un cosiddetto governatore, si alzava la mattina e decideva per conto proprio, anche in antitesi con altri colleghi o con le direttive nazionali. La salute è un bene unico, è un bene universale e deve essere garantito a tutti i cittadini in maniera equa. L'ideale sarebbe riportare la sanità ad un solo elemento di responsabilità, e cioè al Ministero della Salute, e non avere a che fare con 20 sistemi sanitari regionali differenziati, tant'è che per esempio una donna del nord esegue una mammografia a 45 anni attraverso il servizio sanitario regionale e lo termina a 74. La macchia di leopardo dovrebbe sparire con una uniformità di colore. Da noi la donna dovrebbe iniziare a 50 anni e terminare a 69 anni, come se il cancro bussasse a 50 e smettesse a 69 rispetto alla donna del nord. Eppure c'è un dato palese: al nord ci si ammala di più di cancro rispetto al sud, ma al nord si muore di meno rispetto al sud, dove si muore di più. La prevenzione, quindi, è importante. Beh, professore, lei ha toccato il tasto del tumore al seno e quindi di conseguenza nella conclusione proprio di questo incontro accenno che il tumore al seno oggi è diventato il primo tra tutti i tumori, quindi ha soppiantato il tumore ai polmoni perfino. E allora nel nostro prossimo incontro, la sto già tirando nel nostro prossimo incontro, parleremo proprio di questo, visto che tra l'altro lei è un chirurgo senologo. Grazie professore, grazie. A tutti voi, rinnovo sempre l'invito che conoscere aiuta a vivere meglio. Quindi seguiteci, alla prossima!
in collaborazione con Sollevante, gestione e servizi a tutela della salute. Gli studi del dottor Giovanni Vantaggiato aderiscono al DEA, Dental Ethic Alliance. Istituto Santa Chiara, dal 2002, salute, prevenzione e cura. Tecnomed, centro medico biologico da 4 generazioni per la vita.